Allora, riprendiamo sempre in questa splendida sala Ali Brandi del Museo Regionale di Messina. Dottore Gaudo, carenza di medici. Il numero chiuso a facoltà di medicina, secondo lei, ha influito? Se sì, quanto? Sta sorgendo un altro grosso problema. Non si parla solo di medici, mancanza di medici nelle strutture sanitarie, ma si parla anche di mancanza di medici di famiglia, cioè i cosiddetti medici di base. Quanto questo problema riferito al numero chiuso ha influito e che cosa secondo lei si dovrebbe fare in questo momento? Si parla di un aumento del circa 20, la Bernini parlava di aumentare del 25% il numero dei posti disponibili per l'accesso alla facoltà di medicina, ma anche quella di medicina veterinaria, fisioterapia, eccetera. Ma non è solo questo, le scuole di specializzazione. Ed è un problema ancora più grosso quello delle scuole di specializzazione. Alcune scuole di specializzazione, po i posti messi a concorso sono andati deserti, perché non vuole andare nessuno, come ci dicevamo prima, nei reparti di rianimazione, nei reparti di terapia intensiva. La risposta è facilissima, il numero chiuso ha inciso zero e lo dicono i numeri perché in Italia il numero dei medici non è basso, anzi è fra i più alti a livello europeo, ma c'è carenza dei medici. Com'è che si spiega questo? Si spiega perché l'Italia è l'unico paese che ha una normativa veramente sconvolgente, che non è conosciuta ai più. La normativa a cui mi riferisco è quella per cui un medico in Italia, una volta laureato, non ha la possibilità di lavorare all'interno del Servizio Sanitario Nazionale se non ha una specializzazione. E noi abbiamo avuto negli ultimi, lasciamo gli ultimi 3 anni, ma se andiamo indietro negli altri 10 anni, noi abbiamo avuto una media di 9.000-10.000 laureati l'anno a fronte di una media di borse di studio per la specializzazione di 7.500. Quindi non era il numero dei laureati il tappo, ma è il numero Il delle nuovo borse di avendo, certo. specializzazione. Tant'è vero, i dati dell'AFNOMCEO nazionali ci dicono che negli ultimi 10 anni sono emigrati all'estero più di 10.000 medici, ovvero sia una media di 1.000 medici l'anno, che poco più, poco meno era il gap di Sì. cui vi dicevo prima. Tra l'altro, utilizziamo anche una terminologia giusta. Secondo lei, In perché Italia sono migrati voglio, all'estero? e per la maggior parte perché non avrebbero potuto lavorare in Italia, perché la laurea che si acquisisce in Italia ti consente di lavorare da subito in paesi che non sono certamente del terzo Mentre qua mondo, come deve. la Germania, la Sì. Francia, mentre invece qui non potevano Non poteva, lavorare, cioè. restavano fuori perché non entravano nel Nelle concorso scuole di della specializzazione. specializzazione. E poi una precisazione: in Italia non c'è il numero chiuso, in Italia c'è il numero programmato, il che significa che, tenuto conto che per fare un medico ci vogliono 300.000 euro, si deve programmare. Se il numero è basso, si aumenta. Non c'è bisogno di fare laureati in più, visto l'alto costo che poi dovrebbe sostenere la collettività. Quindi cominciamo a chiarire questo. Poi è chiaro, e il discorso si fa più complesso anche nella programmazione dei posti di specializzazione, perché se noi programmiamo specialisti di cui abbiamo meno necessità e programmiamo meno specialisti di cui abbiamo più necessità, questo poi rappresenta certamente una problematica. Quindi diamo le notizie giuste e non manca il numero dei medici. In Italia le motivazioni sono diverse, credo di averle spiegate, ma la motivazione più grossa è la poco vivibilità che c'è all'interno del Servizio Sanitario Nazionale per tutta quella serie di motivi che avevo poc'anzi Dietro le spiegato. telecamere c'è la dottoressa Mazzei Sì. e proprio per la sua specializzazione nell'ultimo concorso, se non sbaglio, i posti messi a disposizione non sono stati coperti perché diciamo che non c'è stato nessun medico che sulla sponte
vuole andare a fare il rianimatore, vuole andare a lavorare nel pronto soccorso, vuole andare a fare la terapia intensiva. Beh, queste sono in parte sono delle scienze, delle motivazioni vocazionali, potrebbe essere questo, ma nella realtà quello che è importante è anche come dire, le opportunità che si danno. Se si tornasse al passato, ma non perché uno vuole essere nostalgico, ma per fare come si fa negli altri paesi, cioè che uno quando è laureato può lavorare, perché se può lavorare in Germania all'interno del servizio sanitario della Germania o della Francia o dell'Inghilterra, non si comprenda perché un laureato in Italia non possa lavorare all'interno del servizio sanitario nazionale. Sono un po' in questo caso dottore, aspetta, scusa, sì. Il dottore Gaudio, quindi... In altri paesi, anche negli Stati Uniti, ma molti paesi d'Europa, esiste il sistema della residency. Che cos'è? È il laureato in medicina che finisce il corso di studi, fa un breve tirocinio di 10, 18, 20 mesi, dopodiché entra in ospedale, va in un reparto ospedaliero, dopo 4 anni di attività viene considerato specialista, però comincia a lavorare quasi immediatamente dopo. Questo sistema è replicato in moltissimi paesi del mondo, tranne che in Italia. E eviterebbero situazioni come queste, perché è chiaro che quando un medico ha la possibilità di provare sul campo e poi acquisire, come giustamente è stato detto, la specializzazione sul campo, noi avremmo la copertura, perché basta che tu hai il medico laureato, hai la copertura, diciamo, dei posti. Se tu invece questo lo blocchi perché metti dei vincoli e non programmi bene, poi vediamo di capire lo scambio che c'è fra il policlinico e Papar, dove, un attimino, però con Ivan Tripodo volevo chiarire una situazione. Quindi la situazione è deficitaria un po' della struttura sanitaria siciliana, è aggravata da certe, come posso dire, situazioni un po' strane, nel senso che qualcuno vuole mangiare alle spalle dei pazienti, quindi abbiamo visto atti di corruzione che ci sono stati, arresti domiciliari. Ma perché deve succedere questo al solito sempre? Se ne parla della Sicilia perché forse fa più rumore parlare della Sicilia, non magari del Veneto, della Lombardia o dell'Emilia. Perché deve succedere questo? Purtroppo quello che accade in Sicilia non è un caso isolato, perché in tantissime regioni, grazie alle inchieste della magistratura, sono stati scoperchiati decine di casi di corruzione, di malaffare. Ma perché? Perché la sanità, ricordiamoci, pesa nei bilanci di quasi tutte le regioni, quasi il 70%, quindi rappresenta un'enorme fonte di finanziamenti e di denaro. Ovviamente io ho apprezzato i punti di vista, perché ovviamente sono frutto di chi è sul campo, di chi quotidianamente ha a che fare poi con la vita reale, con la carne viva di chi... Ma il sindacato che deve andare a tutelare anche gli interessi dei medici, degli infermieri, di tutti quelli che consentono a una persona che si ammala di avere tutte le cure necessarie, ecco, come può rimanere insensibile di fronte a tutte queste problematiche che ci sono adesso nella sanità pubblica? No, noi non siamo assolutamente insensibili. Appunto, spesso nel confronto costante che c'è con il management delle varie aziende ospedaliere del nostro territorio, emergono due aspetti. Da un lato le difficoltà oggettive, perché al netto della programmazione, dei numeri, della programmazione, che certamente il ragionamento del dottore Caudo non fa una grinza, ma il fatto concreto è che oggi i reparti sono vuoti, che i medici sono al collasso, gli infermieri e tutto, diciamo, il personale sanitario, perché non c'è la possibilità del ricambio, ci sono turni massacranti al di là del decreto Balduzzi e di quello che prevede. E quindi ci sembra di vedere in questa fase, anche da parte del governo nazionale e regionale, solo grandi discussioni. Come dicevano il vecchio saggio,
mentre Roma discuto Sagunto brucia, e i nostri ospedali sono la certificazione di un fallimento di politiche sulla sanità che sono state basate, ribadisco e lo ribadiamo e lo dobbiamo dire alle persone, sullo smantellamento della sanità pubblica. Se oggi si va a chiedere una prestazione sanitaria, anche salvavita, le liste d'attesa, sono ce lo possono confermare purtroppo anche i dirigenti delle aziende, sono assolutamente inaccettabili. Segretario, neanche io sono claudicante, ho dovuto mettere le scarpe da ginnastica per un piccolo neanche problema. Nel quarto mondo, e questo è inaccettabile, perché se poi io la mattina stessa chiamo la struttura privata e mi dice devi pagare 200 euro, il giorno dopo io posso fare, diciamo, la prestazione, solo che c'è una lieve differenza. Il povero lavoratore, il povero pensionato o il disoccupato che non può permettersi di pagare 200, 150, 300 euro per la prestazione rischia di morire, certo. Di questo parliamo, della vita delle persone, e questo cinismo che viviamo nel mondo della sanità. Però da la parte, Costituzione dice che lo Stato deve provvedere alla salute. Ma infatti di tutti il problema è che mentre prima c'era una privatizzazione palese, oggi è una privatizzazione velata. Ma nei fatti è questo, perché nel momento in cui nei reparti io non sono in condizione di dare un servizio ai cittadini, davvero diventa un problema. Alcune regioni, per esempio la Calabria, sono dovute addirittura ricorrere a medici cubani, cioè dall'altra parte del mondo, a medici cubani. E fra l'altro, devo dire la verità, nonostante le polemiche iniziali, la gente, sia gli utenti che i colleghi medici, ora nessuno critica più. Però, Presidente, c'è un problema al di là di ogni cosa. Se i concorsi vanno deserti vuol dire che spesso vengono banditi i concorsi in determinate, appunto, scuole di specializzazione, perché non c'è attività, perché è un problema da un lato di denaro, ma dall'altro non c'è, evidentemente si è superata quella tensione anche ideale da parte, diciamo, di chi in questi anni è stato bombardato con il valore del profitto anche nel mondo sanitario, dobbiamo dircelo, e quindi oggi non c'è neanche quella tra virgolette vocazione, e anzi chi è nel pronto soccorso, uno per evitare di essere preso a bastonate col rischio che non torna a casa, perché è successo a tanti medici di subire aggressioni, due per problemi, diciamo, di guadagno. Ormai non c'è più la garanzia della sicurezza da parte dei cittadini e della cura dei cittadini. Ed è, ribadisco, un sovvertimento della carta costituzionale. Torno a proposito di questo, del problema dei turni massacranti dei medici, di come servire i pazienti, eccetera. Poi va a finire che in un ospedale come il Policlinico Universitario di Messina crolla il tetto nella chirurgia oncologica in testa a dei pazienti, assistenza, i quali hanno sporto denuncia, ma giustamente hanno detto che non c'entrava nulla l'assistenza del personale sanitario, di tutto il personale sanitario, ma c'è qualcosa che non funziona. Eppure il governo siciliano ha pensato di rimandare la nomina dei direttori generali, quelli che dovrebbero provvedere a colmare tutte queste problematiche, perché poi a loro volta i direttori generali avrebbero dovuto nominare i direttori sanitari e i direttori amministrativi, attingendo a un elenco che pare in Sicilia non esista. Onorevole De Luca. Prima voglio, di parlare di questo argomento, ti devo fare un attimino sorridere amaramente. Che il segretario Calapai che ci diceva che siamo andati a attingere all'estero. Tripodi. Siamo dovuti andare a attingere all'estero. Ma la cosa che fa ridere è che a Mussomeli, a questi medici argentini, dove che sono, gli abbiamo fatto un contratto a tempo determinato, scaduto il quale se sono andati a lavorare nella sanità privata siciliana. Cioè, quindi li abbiamo fatti arrivare da là, gli abbiamo fatto il corso per l'italiano, li abbiamo introdotti nell'ospedale pubblico, gli abbiamo fatto il concorso, gli abbiamo fatto un contratto a tempo determinato, adesso lavorano nel privato. E questo ci fa capire quanto proprio siamo, da questo punto di vista, scadenti a livello di programmazione. Perché una cosa del genere è veramente da fumetto, da film comico, se non fosse la realtà. Sì, ma mi dica che il problema dei direttori generali, che cosa è successo? Perché ci sono scusanti che sinceramente ai più possono sembrare interessanti. Direttori generali è che ci sono le europee alle porte. E quindi siccome la politica, anche attraverso queste nomine, ride il dottore Barone pure, stanno siccome ridendo. La politica anche attraverso le nomine dei direttori generali sono nomine politiche,
tant'è che dopo una selezione e poi loro vengono scelte dal presidente della regione. Ma esiste un elenco, esiste questa commissione, esiste o no? Allora, questa commissione d'esame che cosa ha fatto? Ha diviso i candidati tra maggiormente idonei e un po' meno idonei. Quindi i famosi tre liste. Due fondamentalmente, perché l'altra erano forse quelli che hanno rinunciato in partenza. Due liste allora. I più bravi ora, e quelli più idonei e meno idonei. Quindi che cosa è successo? Siccome è un fatto unico nella storia, i partiti si sono litigati, perché allora, magari c'era qualche segretario di partito che aveva il suo nell'elenco dei meno idonei e dice: io come faccio a mandare alimentiamo il fuoco che è meno idoneo. E allora dice: no, aspetta un attimino, no, facciamo un attimo, il sorteggio, andiamo aspetti. Su TripAdvisor, li facciamo votare. Aspetti che devo mettere l'altra carne a fuoco. Allora la proposta più interessante, a quanto pare, l'ha fatta Totò Cuffaro, il quale ha detto: mettiamo tutti i nomi, non so se voi lo sapete, ricordati che Cuffaro, e sorteggiamo i nomi dei direttori perché generali. Lui sa che statisticamente col sorteggio, avendone tanti vicino, in proporzione gliene arrivano di più. È furbo, perché là che è successo pure che la federazione Lega MPA fa crescere il numero. Secondo lei ci siamo fatti mancare l'intervento dell'onorevole Cuffaro su questo aspetto qui? Poi, secondo me poi no. Lo mandiamo. Ecco, però infatti, il concetto infatti. Quale dice all'inizio l'avevano fatto col metodo Oronzo Canà, il 6-6-2-2, 6 a Fratelli d'Italia, 6 a Forza Italia, 2 all'MPA Lega e 2 alla Democrazia Cristiana. Nel momento in cui poi Lega ed MPA si sono uniti, dice: no, allora non ce ne tocca uno in più. Certo. E allora Cuffaro dice: no, non ce ne tocca più. Allora gli dicono: no, perché tu hai anche il Giglio di Cefalù, dove c'è Albano, fratello di Nuccio Albano, l'assessore. E loro lo considerano in quota Cuffaro, a proposito di Cefalù, che poi vabbè, entra non era l'Alfano della DC, l'assessore Alfano della DC, quindi Albano è l'assessore ombra, sì. Perché è il presidente del San Donato che sta venendo a colonizzare la Sicilia su sponda di Musumeci, c'è un assessore ombra, lo possiamo considerare del governo Schifani, giusto perché a me piace toccarla piano. Però il discorso qual è? È che è una spartizione che loro non riescono a fare, perché ci sono interessi fortissimi che riguardano le elezioni europee e dopo lì a cascata anche direttori sanitari e direttori amministrativi. Ma poi che cosa succede anche? Che loro hanno, perché da questo punto di vista sono pure poco furbi, si sono andati a infilare in questo imbuto sotto finanziaria, che anche quella, al pari della manovrina approvata stanotte, è importante poi per gestire le europee e le candidature. Ragion per cui quando, ce lo insegna la storia della politica italiana, tu metti troppi argomenti sul tavolo contemporaneamente, il tavolo sistematicamente salta. Qui è saltato e a farne le spese sono chi lavora nella sanità e soprattutto chi ha bisogno della sanità. Devo mandare l'intervista a Totò Cuffaro proprio riguardante questo aspetto della sanità in Sicilia e mi ha detto che da quest'anno, grazie al governo Schifani, la regione Sicilia ha messo in bilancio una cifra che non metteva da credo 10 anni, ha detto qualcosa del genere, quindi ha fatto risparmiare ai siciliani una quota, perché la quota rimanente che, riguardante la sanità, la dovrebbe mettere lo Stato. Questo è un po' quello che ci ha detto, ci ha dato una chicca a proposito dell'intervento del Presidente Schifani. Non le risulta? Non è che non mi risulta, è un fatto tecnico. Noi abbiamo un piano di rientro che si aggira intorno a 250 milioni di euro sulla sanità con lo Stato, infatti noi non possiamo finanziare gli extra LEA. Dall'altro lato ci sono degli accordi Stato-Regione che riguardano poi il recupero delle quote sborsate in più sull'aliquota sanitaria, sulla quota di compartecipazione. Quindi incide? Man mano che da un lato con le manovre noi andiamo di anno in anno a diminuire il debito con lo Stato, dall'altro diminuisce il piano di rientro, dall'altro aumenta percentualmente di uno 0, qualcosa
l'anno la quota di compartecipazione, conseguentemente ci sono più soldi. Però il concetto qual è? E quindi però il concetto sono stati bravi aspetta, a recuperare queste somme. Beh, no? Se non spendi è normale che risparmi. Il problema è che se non spendi la risonanza magnetica nuova tu non ce l'hai, il privato sì, e il cittadino se ne va sempre dal privato. Se lasci la, se tu dai l'appalto con la CUC per 320 milioni, devo parlare del ciclotrone, ma non posso parlare con voi. Ciclotrone è ottimo, l'abbiamo inaugurato due volte. No, ora, perché ce l'ha Veronesia, l'Istituto Europeo, qual è il tema? Oncologico, ma qual è il anche tema? Policlinico, e te lo spiego. Perché ha dato origine anche una mia denuncia alla questione, poi l'operazione, la grande operazione Sorella Sanità. Okay. Quando tu prendi e fai l'appalto con la CUC per 320 milioni di euro di apparecchiature elettromedicali e se la giudica un partecipante che ti fa un ribasso, se non ricordo male, del 47%, se i macchinari hanno un costo, certo, e gli stipendi hanno dei contratti, è secondo ovvio. Te dove vanno a risparmiare? Certo. Sulla manutenzione. Sulla e questo è il motivo per cui poi tu vai, trovi la tacca rotta per sei mesi. Allora, se la regia mi manda per favore l'intervista a Totò Cuffaro. Schifani sta facendo un grande lavoro. È di ieri una notizia straordinaria che forse sono in anteprima a dirtelo. Da oltre 20 anni stiamo facendo una grande battaglia perché la compartecipazione alla spesa sanitaria siciliana tornasse a quella che era ai miei tempi, che era il 42%, perché era stato portato al 48-49%, che significano 700 milioni di euro l'anno. Bene, non c'è riuscito Lombardo, non c'è riuscito Crocetta, non c'è riuscito Musumeci. Presidente Schifani, in silenzio, senza chiassa, senza sceneggiate, ha portato a casa questo straordinario risultato che vale non soltanto 700 milioni di euro ogni anno per tutti certo, i prossimi anni, ma vale soprattutto la possibilità che le risorse che la regione deve anticipare non saranno più il 49 ma il 42, perché come sappiamo lo Stato non ci dà la rimanente parte se la regione non anticipa. Quindi credo che questo da solo valga per dire di aver ottenuto un grande straordinario risultato. Dopo questo contributo esterno rientriamo dal studio, dalla sala Librandi del Museo di Messina, e col dottore Trimarchi desideravo affrontare un problema che riguarda lo scambio, sembra brutto, sembra una cosa calcistica, uno scambio di giocatori, in questo caso lo scambio di medici tra l'azienda Ospedale Papardo e il Policlinico Universitario. In che cosa fino adesso è servito questo poter utilizzare i medici delle due strutture sanitarie e che benefici ha portato soprattutto all'azienda ospedaliera Papardo? Io devo immaginare che lei faccia riferimento alla convenzione. Alla convenzione, certo. Per la cardiochirurgia e la neurochirurgia. Sì. Ma se ne è parlato tantissimo. In realtà, detta in soldoni, avevamo un cardiochirurgo che lavorava a Papardo ed era il direttore della struttura complessa di cardiochirurgia e ha ritenuto di passare al Policlinico. Diventare professore ordinario professore associato di cardiochirurgia. Quindi a Messina cosa avevamo? Avevamo un associato di cardiochirurgia che era lo stesso che era il primario del UOC di cardiochirurgia. E cosa abbiamo fatto? Ci siamo messi d'accordo ed è rimasto tutto come era prima. Non, tanto rumore per nulla proprio, allora, mi più viene volte, da dire. Più volte il direttore... Al contrario, per quanto riguarda la neurochirurgia, era una convenzione che esisteva già. Chi aveva preceduto l'attuale direttore, che è il professore Cardari, era anch'esso professore ordinario di neurochirurgia. Quindi si è diciamo che sulla carta non è cambiato assolutamente nulla. Non è cambiato nulla e non poteva cambiare nulla, perché al Policlinico non c'era la cardiochirurgia, certo, ma c'era un professore, una cattedra di cardiochirurgia. Al Papardo c'era una struttura di cardiochirurgia. Però dottore, una cosa, più volte l'ex rettore dell'Università di Messina
parlava di voler far transitare presso altre strutture sanitarie, tipo Pavardo, non so se anche al Piemonte, ma parlava di Sant'Agata, i medici delle scuole di specializzazione, perché potessero sul campo cominciare a fare esperienza e a maturare. Ma questo fa parte della rete formativa delle scuole di specializzazione. Quante sono arrivati a voi, medici? Non ho idea, ma da anni le scuole di specializzazione inviano i propri specializzandi e utilizzano per la rete formativa le prestazioni che fa il... Ma poi c'è la possibilità che qualcuno di questi medici rimanga sempre previo concorso nella struttura sanitaria in questo caso, cioè, del Pavardo? La possibilità teorica esiste. Dobbiamo registrare che, benché abbiamo fatto in questi 4 anni, da quando ci sono io, non so quanti concorsi, la nostra capacità di reclutamento non è che sia, diciamo, eccellente. Qual è il neo direttore in questo momento dell'azienda ospedale Pavardo, secondo lei? Il neo, non esiste un neo, ci sono tante criticità, quasi tutte, anzi direi tutte, basate sulla carenza di personale medico e infermieristico. Questo è il vulnus maggiore. Ma voi avete costruito il bunker per la radioterapia? Sì. Mi hanno detto che c'erano i lavori in corso per... Sì, bunker della radioterapia, anzi a breve faremo... Ma è anche vero che l'apparecchiatura è arrivata ancora prima che si costruisse il bunker o no? No. Era stata acquistata. È stata acquistata, ma ovviamente è stata acquistata, nella fase nelle more che venisse costruito il bunker. Abbiamo provveduto a fare il bunker. Oggi il bunker è realizzato, di fatto, e l'attrezzatura verrà installata e collaudata. A proposito di attrezzature, dottore Barone, più volte ormai si sente parlare di computer, di robot che lavorano in sala operatoria. Uno di quelli più conosciuti e più diffusi è il robot Da Vinci. Sì, no? Ed è molto utilizzato da noi in urologia e in medicina, in chirurgia generale. Abbiamo, come dire, buone performance e da questo punto di vista siamo, come dire, in una situazione ottimale. Anche dal punto di vista dei concorsi, eventualmente, se può interessare, questo mese, il prossimo mese, faremo tutti i concorsi. Quindi dal punto di vista del bilancio del personale, reputare in una situazione ideale. Però volevo dare un contributo che ho visto in una trasmissione. E quello che ho visto è una situazione che veramente mi ha fatto male. Parliamo dell'ospedale civico di Palermo, dove sì, ho lavorato. Il problema, come diceva il primario, è che in un anno sono andati via 10 medici del pronto soccorso. E quello che mi ha fatto ancora più male è avere visto un locale dove c'erano circa 20 letti, dove non c'era personale. Qua dobbiamo fare delle riflessioni importanti, perché se una struttura come il civico è con proporzioni ridotte, queste persone e soprattutto questi medici vanno via, dobbiamo chiederci perché questo avviene. E non penso che sia un problema soltanto di attrattiva. Si parlava delle regole d'ingaggio. Bisogna portare e soprattutto puntare sulle regole d'ingaggio, perché attraverso un meccanismo che dovrebbe essere allettante, ma soprattutto sfidante, è una partita che può essere vinta. Grazie. Allora, nel frattempo che io mi sposto dal segretario della UIL, se la regia mi manda il contributo che abbiamo registrato con
l'onorevole Calogero Leanza. È uno spettacolo indecoroso quello che la politica sta dando all'esterno, mi vergogno un po' di questa situazione. Purtroppo la politica ha smesso da tempo di guardare agli interessi degli elettori e guarda molto spesso agli interessi di chi fa più comodo per avere un posto al sole e una poltrona di potere. Non è questo il modo giusto di fare politica, questo dà, diciamo, il quadro di come poi si arrivi a un astensionismo pari al 50%, di come la gente sia lontana e, diciamo, molto disgustata dalla politica. Non è il modo giusto di gestire la questione. Onorevole, tutto questo caos che si è creato a livello regionale, forse la proposta più intelligente, secondo alcuni, è venuta da fuori da Tocco Cuffaro, creare le tre fasce di competenza per inserire i vari candidati e poi provvedere attraverso il sorteggio. Cosa ne pensa? Non bisogna sorteggiare, bisogna scegliere i migliori, perché la nostra sanità ha bisogno di gente competente, preparata e tecnicamente valida. Io sono d'accordo nel fatto che il direttore generale non debba fare il facente favori al politico di turno, ma non sono neppure d'accordo nel sorteggio. Ritengo che il direttore generale vada nominato per merito e non per sorteggio, per amicizia. Perché la sanità pubblica non riesce a tenere il passo della sanità privata? Ma il motivo è semplice: nella sanità pubblica gli stipendi dei medici sono più bassi, nella sanità privata il contratto diverso è più alto, hanno maggiore flessibilità contrattuale, possono attribuire una percentuale sul DRG per quanto riguarda gli interventi effettuati o le visite effettuate. La sanità privata ha delle procedure molto più snelle per quanto riguarda l'acquisto di macchinari, non è vincolata a fastidiosi limiti di legge per quanto riguarda budget oppure per quanto riguarda i assunzionali. L'unico strumento per invertire la tendenza è mettere mano anzitutto alla rete ospedaliera e poi alle normative nazionali che regolano i contratti di lavoro dei medici, anche per quanto riguarda la responsabilità penale e civile. Abbiamo sentito Leanza. Una cosa importante, abbiamo parlato di attrezzature, abbiamo parlato di un mondo che ruota intorno alla sanità, che non è fatto solo di personale medico, ma è fatto anche di personale infermieristico, è fatto di, mi pare, assistenti, si chiamano OSS, eccetera. Quindi tutto un mondo che ha una capacità di assistere, ormai acquisire negli anni, di assistere i pazienti e far sì che questi pazienti, una volta dimessi, possano tornare alla vita normale. Allora, il dovere di qualunque struttura sanitaria è quella di pensare al meglio per i propri pazienti, ma ci sono le apparecchiature, si parlava l'ospedale Piemonte c'ha il robot Da Vinci, il Papardo ha creato il bunker per la nuova radioterapia, diceva l'onorevole De Luca, due volte è stato inaugurato il ciclotrone al Policlinico, ma al di là di questo, al di là delle polemiche che poi andremo a vedere, ma la questione riguardante le apparecchiature in tutte le aziende ospedaliere qual è? Ma ovviamente siamo sempre lì, il problema sono le risorse finanziarie e le dotazioni finanziarie delle aziende, perché ricollegando al ragionamento del Presidente Caudo, quando c'è un'azienda che quindi deve rispondere a criteri di bilancio, di sostenibilità e di equilibrio finanziario, è chiaro che se tu non hai il finanziamento da parte della Regione per acquistare un determinato apparecchio, che spesso fra l'altro il tempo in cui tu lo deliberi e ottieni il finanziamento è già vecchio, perché il problema di in questo mondo che sta camminando in maniera anche e giustamente in maniera molto veloce, che spesso le attrezzature appena entrano in ospedale e vengono montate sono già vecchie e questo, diciamo, diventa un problema. Quindi è necessario che ci siano risorse finanziarie per la sanità, risorse finanziarie per appunto dare risposte sia in termini di strutture, sia in termini di reparti, perché abbiamo reparti fatiscenti in moltissimi ospedali, reparti che sembrano davvero, sono fermi a decenni indietro, e ovviamente un contestuale adeguamento tecnologico delle attrezzature, che ovviamente non può che essere coniugato alla presenza di professionisti, di medici, infermieri, tecnici o di laboratori, per esempio, che sono all'altezza di poter utilizzare questi macchinari. Quindi siamo sempre lì. Il problema è finanziario, ma in un'ottica di investimento. Purtroppo oggi
nonostante quello che è successo con la pandemia, il problema è che non vediamo questa tensione. Filippoti, a proposito della SEUS e dell'ambulanza del 118, sì, che andiamo a dire, c'è la, sì, la protesta, c'è stato lo sciopero dei medici. Abbiamo fatto anche lì, diciamo, grande, c'è un confronto perché la SEUS, c'è un consiglio di amministrazione, abbiamo un confronto permanente, allo Stato è così, tante cose dovevano accadere e poi non sono accadute, questa è la terra del Gattopardo. Mi permetto solo di ricordare al dottore Trimarchi che rispetto alla convenzione con il Policlinico, tra Policlinico e Preparto, noi abbiamo espresso anche le nostre riserve, c'è anche un ragionamento che ha riguardato anche il coinvolgimento del giudice del lavoro, perché tra le altre cose, al di là delle persone, non è un fatto, diciamo, legato alle persone, però c'è un rispetto delle regole. Il soggetto che è stato, diciamo, citato nei fatti, che fa il professor associato ordinario di cardiochirurgia, è anche capo dipartimento. Siccome la norma parla che i capi dipartimento debbano essere dipendenti dell'azienda in cui, diciamo, operano, a nostro avviso c'è un'incongruenza. Vedremo cosa diranno gli altri livelli. Fra l'altro, devo dire la verità, noi, tornando anche al ragionamento iniziale, abbiamo vinto una causa al giudice del lavoro per attività antisindacale rispetto al comportamento con l'altra commissione, quella che, diciamo, secondo noi è la pietra di tutto lo scandalo della sanità siciliana e messinese in particolare, vale a dire quella di Sant'Agata con il Giglio. Il giudice del lavoro ci ha dato ragione e ha condannato l'ASPA per comportamento antisindacale. Quindi il punto è questo. Noi auspichiamo che i commissari, piuttosto che i direttori generali che usciranno, e anche chi è in carico ovviamente, sia consapevole che un ragionamento con il mondo del lavoro e con chi le rappresenta è fondamentale, un confronto, ovviamente mantenendo le distanze oggettive, cioè ognuno è dalla sua parte, nessuno vuole fare invasione di campo, ma non si possono fare dei ragionamenti e delle decisioni in maniera unilaterale senza confrontarsi, intanto perché lo dice la norma, perché il confronto è previsto dal contratto, ma al netto del confronto previsto dalle norme è necessario un confronto permanente rispetto alle problematiche di un settore che vive davvero la tragicità del momento e che vive sulla pelle delle persone. Questo ci piace dirlo, perché davvero noi nel nostro piccolo abbiamo fatto un esperimento in una nostra sede periferica nella zona sud della città e devo dire con grande successo, trovando la disponibilità di tantissimi medici che dimostrano l'attaccamento e anche quel senso di solidarietà. Abbiamo aperto un ambulatorio sociale, medici che gratuitamente vengono a fare le prestazioni, ovviamente non è un ospedale, ma la piccola consulenza al cittadino, al pensionato, alla persona soprattutto meno abbiente, siamo in condizione di darle. Questo è un esempio di attenzione ai problemi del territorio, ai problemi di chi davvero quotidianamente vive sulla propria pelle i drammi di una sanità disastrata e i drammi di una sanità che non dà risposte e che ormai è diventata una sanità per pochi. Ho 3 minuti in tutto, volevo fare un giro velocissimo. Dottore Caudo, l'Ordine dei Medici, se lei potesse rivolgere un appello sia alla Presidente Meloni che al Presidente Schifani, cosa direbbe per cercare di venire fuori da questo ginepraio? La richiesta è semplicissima. In Italia viene finanziato, il governo Meloni ha finanziato il Servizio Sanitario Nazionale con circa il 6,5% del prodotto interno lordo, che è il valore più basso fra i paesi maggiormente sviluppati. Se riteniamo che la sanità debba essere una priorità, adeguatamente dovrebbe essere finanziato. Se non la si finanzia, possiamo fare tutte le discussioni di questo mondo, ma se la coperta è quella, se l'allarghi da un lato si scopre dall'altro, è inevitabile. Il vero vulnus è che in questo momento la sanità da chi ci governa non è, non mi riferisco perché non voglio fare un ragionamento politico, per chi ci governa, per chi ci ha governato non è stata certamente una priorità, le priorità sono state altre. Chiudo con l'onorevole De Luca. Allora, la Regione Sicilia sta lavorando per quanto riguarda il bilancio, anche qui è un bilancio che influirà moltissimo sul futuro delle persone, dei siciliani, in diversi ambiti, e uno di questi è anche l'ambito sanitario. Se lei fosse al posto di Schifani in questo momento,
cosa farebbe nella voce, nei capitoli di bilancio che riguardano la sanità. Allora, questa finanziaria per il settore sanità prevede incredibilmente soltanto 15 milioni di euro per aiutare le aziende ospedaliere a aggiustare i propri bilanci. Però bisogna essere corretti e far presente che 9 miliardi e mezzo che in Sicilia vengono spesi, 9 miliardi e mezzo del costo della sanità siciliana, non fanno parte del bilancio della regione perché hanno un bilancio a parte. Quindi, perché poi devo essere corretto anche nei confronti del governo, se no sarei scorretto come persona, ancora prima che come politico. Il punto è che noi dobbiamo anche iniziare, oltre a fare quelle cose che vi ho detto prima, anche a cambiare la mentalità gestoria. Prima il segretario della UIL diceva: tempo che compri un macchinario è diventato vecchio, perché ragioniamo con regole vecchie e che sono insostenibili. L'azienda pubblica non deve comprare un macchinario, lo deve prendere in leasing, e tu vedrai che in quel momento non sono sempre macchinari nuovi, ma appena si rompe vengono e te l'aggiustano ancora prima che finisci la chiamata. In secondo luogo, altra cosa importante, bisogna rivedere i rapporti con la sanità privata convenzionata, dove essere privato è solo il guadagno, perché uno dei grandi problemi anche della sanità siciliana in questo momento non è solo la carenza di medici nel pronto soccorso, anestesisti, cardiologi, mancano anche gli ortopedici. Ma com'è che a provincia di Messina mancano gli ortomedici e il Papardo sarà il prossimo a soffrirne, e ci sono però 400 posti letto di ortopedia privata convenzionata? Però non mettete il dito nella piaga, io il dito invece sta soffrendo. Lo metto nella piaga e lo rigiro, e come? Perché i cittadini devono essere consapevoli che mentre vanno in un ospedale pubblico e non trovano l'ortopedico, o c'è la rete del trauma che grava tutto su un unico eccezionale medico che in questo momento si è stancato e si è messo in aspettativa, e gli mostro la mia solidarietà, perché poveraccio ha anche ragione, noi andiamo ad avere 400 posti letto di ortopedia privata convenzionata dove si lavora un quarto e si guadagna il triplo. Allora, grazie a tutti gli ospiti, siamo riusciti a entrare nei tempi. La prossima settimana ci vedremo sempre dalla Sala Librandi, parleremo di un aspetto molto delicato, che è quello della violenza sulle donne. Parleremo appunto di parità di genere, parleremo con esponenti della Procura della Repubblica, con esponenti della Questura, con le associazioni che tutelano le donne, con avvocati che si occupano di problemi di famiglia, e avremo la testimonianza di una signora, di una persona vittima di violenza. Quindi intanto io ringrazio il dottore Barone, il dottore Trimarchi, l'onorevole De Luca, il dottore Caudo e il dottore Tripodi, e vi do appuntamento alla prossima settimana, sempre da questa splendida sala a Librandi del Museo di Messina.